Amici di TV6, benvenuti ad un nuovo appuntamento con Zoom In. Oggi parleremo di un argomento particolare, un argomento che attiene insomma a tutto quanto concerne le nozze religiose. In particolare parleremo della riforma che abbrevia i tempi per la nullità delle nozze. Lo facciamo con l'avvocato Simonetta Di Carlo, esperto in diritto ecclesiastico, a cui do il benvenuto. Benvenuti a voi. E allora, entriamo subito nel mezzo dell'argomento e parliamo innanzitutto delle finalità che ha voluto perseguire questa riforma tanto voluta da Papa Francesco. In realtà, mi corregga se sbaglio, era già in animo da questa riforma da Papa Ratzinger, da quando si è insediato Papa Ratzinger. Poi magari ci spiegherà forse meglio lei, che più ha dentro di me la questione. Come è andata? Prego. Sì, allora innanzitutto dobbiamo partire da questa premessa, che la finalità di Papa Francesco è stata quella squisitamente pastorale, nel senso che lui più che un atto giuridico ha voluto emanare e quindi riformare una materia che praticamente incide molto sulla salvezza delle anime. Lui infatti nel documento richiama spesso questo concetto, la salvezza delle anime, quindi il bene dei fedeli. Quindi diciamo che la sua finalità è stata eminentemente pastorale, nel senso che lui vuole dare una risposta breve e concreta a quelle che sono le esigenze di tutti coloro che si trovano un fallimento matrimoniale alle spalle e quindi diciamo hanno necessità, esigenza di ricongiungersi con la comunità ecclesiale, perché sappiamo bene che dinanzi a un fallimento matrimoniale o comunque a una crisi matrimoniale la condizione del fedele è fortemente penalizzata. Quindi lui infatti nel documento richiama, proprio esorta l'applicazione di questa riforma, lo fa con toni molto vivaci, e proprio per dare una risposta a tutti coloro che sono coniugati, divorziati o separati e che sono appunto in attesa di conoscere se la nullità del proprio matrimonio c'è o non c'è, e quindi se c'è poi eventualmente di procedere al processo matrimoniale che ne dichiara appunto la nullità. Ecco, Papa Francesco ha voluto porre l'accento su un ruolo ritrovato del Vescovo. Ci spiega insomma, sì, come cambia il ruolo del Vescovo all'interno del processo per annullare le nozze? Allora, in realtà non è un ruolo ritrovato, cioè nel senso che lo ius judicandi è una potestà che il Vescovo ha nel suo munus, in quello, cioè nel munus che esercita normalmente come Vescovo. Logicamente esistendo i tribunali ecclesiastici, diciamo che questa facoltà di giudicare la nullità dei matrimoni è stata sempre demandata ai tribunali ecclesiastici. Oggi si richiama la centralità del Vescovo nel suo proprio potere di giudicare questo tipo di nullità. È anche vero che il Vescovo, cioè il fulcro di questa riforma sta prevalentemente nell'introduzione del giudizio breve, del processo breve, che abbrevia notevolmente i tempi e quindi logicamente per poterlo fare dà al Vescovo una... Ecco, cosa è cambiato tra il pre e il post riforma? Allora, innanzitutto dobbiamo fare chiarezza su un punto, che non è che è stato introdotto il processo breve e annullato l'altro rimane ancora in itinere e comunque c'è ancora. Innanzitutto è stata eliminata la doppia sentenza conforme, che vuol dire, faccio proprio un esempio pratico per far capire, che in Abruzzo abbiamo il tribunale di primo grado, che è il tribunale ecclesiastico di Chieti, che ha competenza per l'Abruzzo e il Molise. Quando si aveva una sentenza di nullità che proclamava la nullità di un matrimonio, per essere esecutiva si aveva necessità di un'ulteriore sentenza, che era una sentenza di secondo grado, che veniva generalmente, per caso dell'Abruzzo, emanata dal tribunale ecclesiastico di Benevento. Quindi una doppia sentenza che dichiarasse la nullità del matrimonio.
patrimonio. Il giudizio di secondo grado era un giudizio diciamo di regolarità che veniva compiuto, che veniva compiuto sulla regolarità del processo, sui documenti, però comunque era un giudizio che presupponeva altri 2 anni e più di attesa. Quindi tra, ecco, quanto durava un procedimento? In media 5 anni, perché i 3 anni di giudizio del primo grado poi venivano sommati alle lungaggini del Tribunale di Benevento, che comunque oltre che essere tribunale deputato per questo tipo di controllo era anche tribunale di primo grado, quindi insomma aveva un bel da fare, di conseguenza i tempi più o meno erano 5 anni. Capiamo bene che con l'introduzione del processo breve che ha ridotto i tempi a 45 giorni per avere una risposta, cioè sono un bel passo avanti sicuramente. Quali sono le condizioni per accedere al processo breve, perché esistono delle determinate condizioni? Sì, quindi fermo restando che sopravvive il processo ordinario, anche se anche quello è stato comunque oggetto della riforma, quindi cercato un attimino di snellire anche lì nelle procedure, nella composizione dell'organo giudicante, comunque per quanto riguarda il processo breve le condizioni necessarie sono il consenso dei coniugi o comunque che l'altro coniuge, diciamo, non si opponga alla richiesta di nullità avanzata dalla parte, e poi che ci siano prove di particolare evidenza che diano appunto prova della nullità del matrimonio in modo molto evidente. E sicuramente le cause che possono dare, diciamo, che possono permettere l'accesso a questo tipo di procedimento sono la brevità della convivenza coniugale, cioè il pontefice dà proprio una casistica. Diciamo proprio per cercare di circoscrivere. Cito perché non vado a memoria, perché la brevità della convivenza coniugale, l'aborto procurato per impedire la procreazione, l'ostinata permanenza in una relazione extraconiugale al tempo delle nozze o in un tempo immediatamente successivo, l'occultamento doloso della sterilità o di grave malattia contagiosa o di figli nati da una precedente relazione o di una carcerazione, la causa. Dunque queste sono un po' le cause a cui si aggiunge anche l'errore che determina la volontà, quindi la simulazione del consenso, giusto? Sì, in questo appunto Papa Francesco ha voluto circoscrivere, anche perché una cosa va comunque ribadita, che ha voluto sicuramente favorire questo tipo di approccio nei tempi più brevi, nei costi più ridotti sicuramente, però lui seppur la sua intenzione è squisitamente pastorale, per cui si preoccupa del bene di questi fedeli, fondamentalmente rimane comunque l'affermazione forte che il matrimonio è indissolubile, quindi partiamo comunque sempre da questa premessa, non è che ha voluto favorire le nullità matrimoniali, ha voluto semplicemente abbreviare un po' i tempi e rivedere un attimino un po' le procedure, ma comunque l'indissolubilità del matrimonio rimane un principio cardine del diritto della Chiesa. Ecco perché ha sentito l'esigenza di circoscrivere in modo preciso la casistica in presenza della quale poter ricorrere alla dichiarazione di nullità attraverso il processo breve. E quindi decide il Vescovo in questo caso? Sì, in questo caso il Vescovo ha la facoltà di anche delegare, in questo caso il vicario giudiziale, però insomma la facoltà principale ce l'ha lui di riassumere appunto nelle sue mani la decisione di questo tipo di procedimento. Il pontificato di Papa Francesco già dal nome si caratterizza perché ha scelto il nome del santo della povertà e dunque riduzione dei costi, l'abbiamo detto. C'è stata una piccola polemica in questo perché alcuni hanno interpretato come la gratuità, come gratuità da parte di chi lavora, cioè degli avvocati. Altri invece hanno posto l'accento su una gratuità o su una riduzione dei costi, dei costi vivi, che sono quelli poi del procedimento. Ci vuole spiegare come stanno le cose? Sì, allora innanzitutto anche qui occorre fare alcune specificazioni, nel senso che l'istituto del gratuito patrocinio per i non abbienti è sempre esistito, quindi non è che è stato introdotto adesso, è sempre esistito e c'è stata sempre la possibilità per chi non ha la possibilità economica di accedere comunque a questo tipo di procedimento. La gratuità, è vero, c'è un momento nel documento in cui appunto Papa Francesco fa riferimento alla gratuità
semplicità dei procedimenti, però in realtà aspettiamo tutti la nota attuativa, il regolamento attuativo, perché diciamo che questa riforma dovrebbe entrare in vigore l'8 di dicembre e quindi stiamo aspettando anche noi operatori dei tribunali che si chiariscano un po' le... Certo è che essendo che si sono dilatati i tempi, anche il compenso dell'avvocato tende a scemare o comunque quanto a essere costa? Ridotto. Questa è una bella domanda. Annullare un matrimonio. Intorno a questo tipo di procedimento c'è anche molta disinformazione, perché generalmente si pensa sempre che questo tipo di procedimenti siano molto costosi. In realtà prima era così, oggi lo si pensa perché purtroppo molti debordano i limiti che la CEI nel 1998 ha stabilito in modo preciso. Quindi l'onorario dell'avvocato si può aggirare da un minimo di 1.500 euro ad un massimo di più o meno 3.000 euro. E poi ci sono le spese per il procedimento. Per il procedimento, che sono 500 euro più o meno per la parte attrice e 260 euro per la parte convenuta, che quelle sono proprio costi del tribunale. Però è normale pensare, che adesso con questa riforma anche gli onorari degli avvocati tendano a scendere, ma giustamente, ma anche perché questa riforma ha comunque delocalizzato molto le competenze, per cui se prima noi oggi dovevamo andare a Chieti, al tribunale, comunque, ecco, io che vengo da Teramo magari avevo anche dei costi vivi di trasferta o quant'altro, oggi logicamente avendo come punto di riferimento la diocesi e il vescovo di appartenenza è normale che anche le spese vive tendano a scendere, quindi in attesa di un provvedimento che dia chiarezza su questo ci aspettiamo tutti comunque delle direttive più precise. Qual è il ruolo dell'avvocato? Abbiamo circa 3 minuti e mezzo per spiegare, insomma, lo so che il compito è arduo, ma dobbiamo cercare di spiegare in breve tempo ai telespettatori qual è il ruolo dell'avvocato in una causa per l'annullamento delle nozze. Ma guardi, l'avvocato fa il suo compito, nel senso che logicamente cura tutta la parte redazionale dei documenti e anche poi negli atti finali la parte giuridica. Logicamente, questa è una cosa che mi preme chiarire, l'ordinamento canonico ha sempre dato la possibilità ai fedeli di stare in giudizio da solo per quanto riguarda le cause di nullità. Quindi comunque in teoria il fedele potrebbe essere anche capace comunque di stare in giudizio da solo, non necessariamente deve nominare un avvocato. Se non ha le condizioni economiche lo può fare, può chiedere il gratuito patrocinio, ma non necessariamente questo vuol dire che... Sì, che forse non tutti sanno. No, e certo è che il fedele a onor del vero poi si sarebbe un minimo penalizzato, perché agli avvocati e solo agli avvocati è comunque concesso di prendere visione degli atti procedimentali. Poi c'è anche da dire una cosa, e questo mi preme chiarirlo proprio perché io stimo molto l'ambiente in cui opero, cioè è un ambiente molto serio dove c'è veramente tanta serietà, per cui le cause rimangono sempre molto, diciamo tra virgolette, segrete, nel senso che al di là degli operatori della causa, quindi degli avvocati, difensori del vincolo, giudice, nessuno ha la possibilità di prendere visione degli atti. È una cosa molto delicata, ovviamente intima, quindi. Sì, anche perché è un tipo di procedimento molto introspettivo, per cui cioè, è bene che ci sia questa riservatezza, e vi assicuro che nella prassi questa riservatezza c'è davvero. Un'ultima curiosità, nel motu proprio del Papa ci sono due varianti, una per il rito latino e una per il rito orientale, leggo. Sì, vabbè, diciamo che fondamentalmente si unificano, nel senso che questa differenziazione... Cioè, ma perché accade, perché c'è questa differenziazione? Ma perché proprio il diritto canonico c'è un rispetto dell'identità che loro sentono in modo molto forte. Abbiamo due codici, il codice di diritto canonico e il codice delle chiese orientali. Quindi ogni atto comunque che viene emanato viene indirizzato in modo individuale all'uno e all'altro. Proprio per rispettare le caratteristiche che caratterizzano proprio questo tipo di partizione, diciamo. Insomma, avete capito che è un mondo abbastanza complesso e composito. Abbiamo cercato, insomma, assieme all'avvocato, che ringraziamo per essere Grazie stato a con voi. Noi, di spiegarvi quali sono le novità di questa riforma di cui si è tanto parlato. Io vi ringrazio per essere stati con noi e per aver seguito questo Zoom In. Vi do ovviamente appuntamento alle prossime edizioni di Zoom In. Grazie ancora per essere stati con noi. Buona serata. Buon pomeriggio.